Tra l'esonero di Marra, il faccia a faccia a proprietà tifosi e la sollecitazione di questi ultimi a passare la mano, la formalizzazione dell'accordo con Lucarelli e la partita di Coppa con la Vibonese, la settimana sta letteralmente volando. Già alle porte il match casalingo con la Casertana, in programma domenica pomeriggio alle 16:30, in cui il Messina ha assoluta necessità di vincere per spezzare la serie di tre sconfitte consecutive e provare a tirarsi fuori da una spirale negativa che rischia di avere pericolosissimi effetti. Pochissimo tempo a disposizione del tecnico livornese e dei suoi collaboratori, due le priorità in vista della gara con i campani. Da un lato trovare la soluzione migliore per sopperire all'assenza di Demiro Pozzebon, unico centravanti in organico, stoppato dal giudice sportivo per l'inammissibile giocata pallavolistica di Monopoli, individuando un assetto offensivo inevitabilmente diverso viste le caratteristiche fisiche degli avanti a disposizione. Dall'altro tentare di individuare dei primi rimedi di emergenza alle troppe falle di una difesa che ha inanellato una serie interminabile di errori individuali e risultati quasi sempre fatali. Numeri come sempre chiarificatori, 15 gol subiti in 9 partite, una media di 1,6 a gara, da brividi. Richard Vaniglia, al quale Lucarelli ha di fatto appaltato la gestione del reparto, avrà il suo bel da fare. Nella Casertana, reduce da una crisi societaria risolta con l'avvento di un nuovo proprietario, l'imprenditore Giuseppe D'Agostino, che ha già proceduto all'avvio del processo di risanamento e riorganizzazione del club, scontata l'assenza al francoscoglio del difensore Pezzella, squalificato, verrà sostituito dall'uruguaiano Ramos. I rossoblù, reduci dal pareggio casalingo con la Regina, sono settimi in classifica, complessivamente in linea con le aspettative di inizio campionato.